L'unica cosa che si capisce è che non si capisce più nulla. Non è chiaro se il governo regionale sia al completo, chi lo appoggi, da chi sia composta la maggioranza. Una Babele senza precedenti nella storia della regione Sicilia, con il quarto governo Crocetta che proprio non ce la fa a nascere. Senza parlare delle pessime notizie che arrivano da Roma, mancano ancora infatti all'appello i soldi per chiudere il bilancio. Con questo quadro politico tragicomico, il Movimento 5 Stelle ha presentato la terza mozione di sfiducia contro il governo Crocetta, mentre Nello Musumeci invita i parlamentari alle dimissioni. Il presidente dell'ARS Ardizzone pensa che sia proprio meglio tornare a votare. Tra le righe, lo ha fatto capire nella sua recente visita a Capodorlando. Io mi auguro che questo governo possa arrivare nella sua interezza fino alla fine della legislatura. Siamo ormai a quasi 50 cambi di assessori. È chiaro che se non c'è un indirizzo politico che viene confermato nel corso degli anni, ma io direi addirittura nel corso dei mesi, gli stessi dirigenti subiscono uno sbandamento sugli obiettivi da realizzare. Cerco di tenere sempre separato quello che è il ruolo dell'istituzione Parlamento rispetto al governo e ribadisco che a mio avviso vanno ricercate in aula i consensi indipendentemente dalle appartenenze su ciò che interessa ai siciliani. Che chiaramente indipendentemente dalle leggi di stabilità sono le riforme, in primo luogo la riforma della pubblica amministrazione. Siamo ormai nella seconda fase della legislatura, abbiamo superato i 2 anni e mezzo, mi auguro che si possa lasciare una traccia positiva del nostro lavoro.